Grazie di aver organizzato questo convegno. Io in questa sede e in questo momento rappresento l'ONIG, che è l'Osservatorio Nazionale sull'Identità di Genere, che quindi rappresenta e raccoglie tutti i centri che in Italia si occupano di questo argomento. Sono però anche una psicologa psicoterapeuta di Torino e lavoro al CIGEM sia con gli adulti che con i minori. Prima di tutto vorrei inserire l'ONIG all'interno di un contesto più ampio. L'ONIG è l'Osservatorio Nazionale sull'Identità di Genere, che è nato fondato nel 98 per raccogliere tutti gli operatori che si occupavano di questo argomento insieme ai rappresentanti delle associazioni che rappresentavano il problema e vivevano il problema. Il nostro centro, il nostro gruppo è quindi un gruppo che raccoglie e si confronta con le differenze, con le sfaccettature italiane di come si affronta questo argomento, ma si inserisce anche all'interno del UPAC, che è il gruppo mondiale che si occupa di questi argomenti. Il CIGEM esiste dal 2005, il gruppo che si occupa dei minori esiste più o meno, è nato più o meno nello stesso periodo ed è un gruppo che raccoglie diverse realtà a Torino. Il Regina Margherita, che è il gruppo più importante perché è quello che riceve il maggior numero di richieste, ma il CIGEM fa uno sportello che raccoglie le richieste specie degli adolescenti e delle loro famiglie, e il CIGEM e la Regina Margherita collaborano con un gruppo di colleghe che si occupano di terapia familiare, che danno un valido contributo al lavoro. Il gruppo è formato, a proposito di differenze e di connessioni, da psicologi, neuropsichiatri e endocrinologi. Allora, è importante ricordare che l'ONIG è un gruppo polifunzionale, adesso non so se funziona, sì funziona, che è policentrico, formato quindi da diversi gruppi. Questa era la premessa. Adesso passo al tema. Esistono bambini che hanno uno sviluppo atipico dell'identità di genere. Noi preferiamo utilizzare questa espressione rispetto alla modalità diagnostica tecnica che parla di disforia di genere, perché ci sembra che questa espressione indichi in misura maggiore la complessità di quello che succede in questi bambini. I dati che citava prima l'assessore Giusta sono più o meno quelli che utilizziamo anche noi. Una ricerca del 2012 diceva che l'1% di coloro che sono stati assegnati al sesso maschile alla nascita
vive una, può vivere uno sviluppo tipico dell'identità di genere e altrettanto può succedere allo 0,8 dei bambini che sono stati assegnati al sesso femminile. È chiaramente un fenomeno raro, ma che richiede una grande attenzione, perché coloro che vivono questa esperienza si confrontano con problematiche complesse. Le famiglie che vivono, incontrano un figlio con queste problematiche, vivono esperienze complesse. Le esperienze complesse sono di diversa natura, sia di tipo interiore, perché vivere con scoprirsi diversi dagli altri o sperimentare una diversità rispetto agli altri può essere problematico, ma è anche vero che la maggior parte dei problemi hanno a che fare con come il mondo accetta e percepisce quella diversità, specie quando abbiamo a che fare con i bambini, cioè con coloro che diciamo sono al di sotto dei 12 anni, pre-puberi. La fatica, la sofferenza e la difficoltà è una difficoltà che nasce dalla relazione con il mondo esterno e con l'accettazione o rifiuto del mondo esterno. La problematica successiva è più complessa e ne parliamo. Di tutte queste problematiche io vi accenno, perché sarà poi la collega, la dottoressa Baietto, che vi parlerà in maniera più approfondita. Nel mondo ci sono tre tipi di approcci a questa differenza, a questa esperienza. L'approccio che tende a dissuadere il bambino o la famiglia dal sperimentare questa differenza. Diciamo che questo è l'approccio meno riconosciuto e meno valorizzato, che sfiora la terapia riparativa e quindi è quello che meno viene valorizzato. Il secondo modo è il modo esattamente opposto, e cioè il metodo assertivo-affermativo, che prevede e favorisce la transizione sociale, cioè il cambiamento di nome, di condizione dei bambini che si sentono, che sperimentano uno sviluppo atipico, tanto da portare bambini di 3 anni, di 4 anni, di 5 anni a cambiare nome, cambiare vestiti, essere chiamati e considerati secondo il genere desiderato. Il terzo approccio, che come potrete immaginare il nostro, è quello che favoriamo noi, è quello di una posizione di osservazione e valorizzazione e sostegno della differenza e dell'esperienza del bambino, senza favorire la transizione sociale, senza considerare questa esperienza un'esperienza definitiva. Questo perché? Perché le indicazioni più accreditate che ci vengono dalla letteratura mondiale ci suggeriscono di considerare il gruppo dei bambini al di sotto dei 12 anni o comunque prima della pubertà e il gruppo al di sopra della pubertà, sopra indicativamente i 12 anni, in maniera diversa. I dati ci dicono che solo il 12-27%
dei bambini che vivono uno sviluppo atipico dell'identità di genere in infanzia, cioè prima dei 12 anni, dopo la pubertà lo supereranno. Non possiamo dire che è bene o male, ma succede così. Succede che la maggior parte dei bambini con sviluppo atipico dell'identità di genere non lo sperimentano, non sperimentano più la tipicità dopo la pubertà. Questo ci suggerisce, ci invita caldamente, secondo noi, a considerare con attenzione la possibilità e l'osservazione, il sostegno alla citazione, alla sperimentazione protetta, ma non a favorire la transizione. Il periodo cruciale di questa trasformazione, di questo passaggio, è stato individuato dai 10 ai 13 anni, quando si innescano le trasformazioni sociali, le trasformazioni fisiche e le prime esperienze di innamoramento. Quello è il momento in cui può cambiare tutto. E allora, fino a quel momento, a nostro parere, è bene non intervenire, ma lasciare che quello che sta succedendo succeda. Questi sono gli obiettivi della presa in carico, ma di questo mi sembra che parlerà il collega. Sono degli obiettivi di sostegno, di chiarificazione, ok? Di chiarificazione, di sostegno soprattutto al dialogo e al disvelamento del segreto. L'intervento che tutti i centri italiani, ma certamente soprattutto il nostro, portano avanti sono quelli di un sostegno alle famiglie e all'ambiente sociale, e nell'ambiente sociale noi inseriamo soprattutto la scuola, ma quello che è stato individuato come possibilità dal 2000 in poi, a partire dall'esperienza di una clinica di Amsterdam, è stato quello di prendere in considerazione un intervento medico in questi casi. Per l'intervento medico ci sono delle linee guida, che sono delle linee guida nazionali e internazionali, a cui noi tutti ci atteniamo in maniera rigorosa. Certamente il nostro lavoro è un lavoro di... credo mi facessi di sì. No. È un lavoro che richiede formazione, confronto, lavoro, viaggi, congressi, supervisioni, tutte cose che sottolineo noi facciamo con i nostri mezzi e le nostre possibilità. Per ritornare all'approccio medico, l'approccio medico prevede un intervento totalmente reversibile intorno ai 12 anni al terzo livello del sviluppo Turner della pubertà, che è secondo terzo livello perché deve essere già iniziata la pubertà, in modo che sia possibile che se debbano intervenire i cambiamenti di ristrutturazione e di riallineamento possano avvenire. Ma se questo non dovesse succedere, se il vissuto dei ragazzi si aggrava e si percepisce la necessità di questo, si può intervenire con
l'utilizzo dei bloccanti. I bloccanti sono dei farmaci che bloccano la pubertà e permettono ai ragazzi, alle famiglie e a noi operatori di osservare e di capire meglio con tempo, con più tempo e tranquillità qual è la cosa migliore per i ragazzi. Dai 16 anni è possibile utilizzare gli ormoni cross-sex, cross-sex vuol dire del sesso desiderato, e eventualmente dopo 18 anni è possibile intervenire con l'intervento chirurgico. Voglio dire, certamente tutti questi passaggi hanno una loro valutazione secondo le linee guida con un massiccio intervento psicologico e sociale che contestualizza e approfondisce la situazione. Sono stata rapidissima e naturalmente molto superficiale, scusate. Voglio darvi dei dati per indicarvi quello che rapidamente vi ho detto significa e che cosa sta succedendo nell'utenza e nel nostro lavoro. Questi sono i dati e la crescita dei dati, dei casi che noi abbiamo preso in carico a Torino dal 2005 in poi. Il 2005 c'è stato un caso, a maggio del 2018 ce n'erano già 14. Vuol dire che arriveremo più o meno a 25-28. Questo naturalmente sia ci dice che è Regina Margherita, perché siamo un'equipe unica e quindi i dati sono presentati in comune. Questi sono i numeri della crescente la crescita dei dati della presa in carico italiana, più o meno stiamo nel trend di Torino, e questi sono i dati della clinica della Tavistock Clinic di Londra, che ci dice che se andiamo avanti così nel giro di pochi anni saremo sommersi di richieste e noi siamo veramente pochissimi. Quindi questo è il nostro lavoro e grazie dell'attenzione.